da piccola ne stavo sempre accanto perché volevo ascoltarla e poi ero impressionata dai racconti che la nonna faceva di ciò che aveva fatto. La zappa, la nonna, che zappa qui, vedi? L'antefatto è costituito dalla battaglia di Salerno. Gli americani che arrivano dal mare sparano sui tedeschi che erano poi in fuga. La nonna ebbe un sogno, le comparvero 7 croci. Vide che da queste croci uscivano 8 giovinetti che le dicevano: siamo qua, vienici a prendere, portaci dalle nostre mamme. Il giorno dopo decide di andare nel luogo dove lei pensava fossero e vede che ci sono delle ossa abbandonate e quindi capisce che quello è ciò che lei deve fare. Partiva spesso di buon mattino, si recava in queste zone dove c'erano ancora delle bombe inesplose e quindi tutte le persone le avvertivano dicendo: ma dove state andando? E lei tranquilla continuava il suo lavoro e arrivava dove doveva arrivare, poi trovava la prima croce e cominciava a scavare e man mano prendeva queste ossa, ma non si fermava qui perché lei non solo le raccoglieva, le puliva, ringraziava Dio per averle dato la possibilità di trovare questi poveri soldati abbandonati, poi li riponeva nelle famose cassette di zinco. Occorreva spendere, comprare questi cassettini di zinco. E lei che faceva? Siccome era sposata con mio nonno, che aveva un negozio di alimentari, lei sottraeva spesso del denaro per comprare questi famosi cassettini. Poi il marito arrivava e diceva: ma come oggi? Non c'è niente. E noi sono venuti meno clienti, diciamo. Una volta arrivò a vendere la lana dei materassi di lana. Ma com'è che questo letto è così duro? No, niente, ti stai sbagliando. Lei trovò centinaia di salme abbandonate, certamente più di 600-700, ne ha raccolti tantissimi. Allora, i genitori di un certo John, di questo Jonathan, avevano scritto alla nonna dicendole di cercare di trovare le ossa del figlio che era defunto, era morto durante i combattimenti. La nonna a quel punto comincia a girare su tutti i luoghi, trova queste ossa e poi man mano tira fuori da questo fosso le ossa e controllando la piastrina vede che corrisponde al nome del soldato che i cui genitori avevano chiesto alla nonna di fare di tutto per far avere le spoglie del proprio figlio. E per la nonna questo è un miracolo.